Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la notizia di un grave incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio a Belpasso nella zona di Valcorrente sulla strada statale 121 in direzione Paternò. Il resoconto è di 4 feriti, di cui 2 in modo più grave. Il traffico nella zona è rimasto paralizzato per ore. Sono ancora da capire le cause che hanno portato il conducente dell'Alfa 147 a perdere il controllo del suo mezzo ieri pomeriggio, poco dopo le 17, sulla strada statale 121 in territorio di Belpasso. Inevitabile l'impatto con questa Seat speronata nella parte posteriore destra, per poi uscire fuori strada sfiorando il guardrail laterale destro, finendo la corsa ribaltandosi tra la vegetazione e le rocche a ridosso del Ponte Graci. A bordo di ciascuna vettura una coppia. Le condizioni degli occupanti dell'Alfa, quelle che da subito hanno destato più preoccupazione dal primo intervento dei soccorsi. Meno serie invece quelle di un uomo e di una donna che erano sempre in direzione Paternò sulla Seat. A prestare i primi soccorsi alcuni automobilisti che si trovavano in zona. I due più gravi hanno accusato diversi dolori al capo e allo stomaco. Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118 e l'elisoccorso, con i medici che hanno provveduto a prendersi cura dei feriti, trasportati successivamente al Santissimo Salvatore di Paternò per gli accertamenti del caso. L'eliambulanza è stata allertata però solo a scopo preventivo, non è infatti atterrata sul posto dell'incidente. Ad intervenire per i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Solo in serata infatti è rientrata la situazione e intanto si attende ancora l'installazione di autovelox che dovrebbero fare da deterrente all'alta velocità su questo tratto della statale, teatro spesso di incidenti anche mortali. E sempre a Belpasso sfiorata la tragedia per un incendio divampato ieri mattina in un appartamento. Una donna di 88 anni è rimasta leggermente ustionata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò e della centrale, che hanno subito provveduto a spegnere tutto e mettere in sicurezza le 4 bombole che erano all'interno dell'abitazione. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per l'anziana. Pare che la stessa avrebbe fatto la prova dell'accendino per verificare il funzionamento della bombola e da lì si è sviluppato lo scoppio e quindi il rogo. Adesso parliamo del coronavirus, perché anche la regione siciliana si premunisce acquistando i tamponi di riconoscimento del pericoloso virus. Smentito il caso sospetto segnalato nel siracusano. Proseguono le operazioni di contrasto alla diffusione del coronavirus anche in sede locale. La regione siciliana ha infatti acquistato i tamponi che consentiranno anche il riconoscimento dell'eventuale diffusione del virus in soggetti ricoverati negli ospedali isolani. Smentito, allo stato attuale, un caso nel siracusano. Sulla doppia vicenda abbiamo sentito l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Noi abbiamo recepito tutte le indicazioni della task force nazionale. Proprio oggi ho incontrato anche i rappresentanti di quella regionale. La Sicilia ha fatto una scelta secondo me molto importante, perché ha deciso di acquistare autonomamente i tamponi che allo Spallanzani vengono utilizzati per fare la verifica della eventuale presenza del coronavirus su un caso sospetto. Ad oggi tutti i casi che si sono manifestati come casi sospetti sono risultati negativi, non ultimo uno ieri a Siracusa. C'è una forte reattività. Abbiamo una rete di presenza delle malattie infettive su tutto il territorio della regione, abbiamo messo a disposizione anche un numero adeguato di posti a pressione negativa. La Sicilia dimostra anche in questo di essere tra le regioni italiane quelle meglio organizzate sotto il profilo dell'efficienza sanitaria. Ho chiesto anche ai cittadini di evitare di recarsi direttamente nelle strutture di pronto soccorso. Abbiamo informato tutti che esistono 2 alternative: o rivolgersi al proprio medico di famiglia, che poi nell'eventualità attiverà le procedure previste dalla task force nazionale, oppure telefonare al numero unico dell'emergenza 112.
12 e interloquire con gli operatori. Da parte del Ministero c'è sempre il numero verde nazionale che è il 1500, dove tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità possono essere rassicurati sul percorso eventualmente da seguire in un caso di febbre sospetta o di tosse sospetta. Diciamo che la Sicilia e quindi l'Italia, lo dicevo alcuni giorni fa interloquendo con il Ministro Speranza, sta dimostrando di recepire bene le linee di indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di essere reattiva in ogni suo angolo del territorio. Cambiamo argomento, andiamo a Librino, degrado e cedimenti in un palazzo di edilizia popolare in Viale Grimaldi, nel popoloso quartiere di Librino appunto. Le famiglie dei residenti da quasi un anno segnalano il problema, ma dallo IACP nessun intervento sinora. Vediamo nel dettaglio. Librino, Catania. Siamo al Viale Grimaldi 7I. Uno dei tanti palazzoni edificati a cavallo tra gli anni 70 e 80 di proprietà dell'OIACP. Qui, lo scorso aprile, dalla facciata del palazzo ad 8 piani, si staccarono dei grossi pezzi di cemento che, per fortuna, non colpirono i residenti né tantomeno i bambini, che solitamente giocano tra un edificio e l'altro del grosso agglomerato urbano. Sul posto arrivarono i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona, che portò anche alla verbalizzazione di quanto accaduto. Da allora i residenti sono impegnati in un vero e proprio tira e molla con l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Catania, che sembra non trovare soluzione. Praticamente da 10 mesi, infatti, le 16 famiglie che abitano nel palazzo al civico 7I di Viale Grimaldi, regolarmente assegnatarie degli alloggi, chiedono un intervento che nel frattempo, col trascorrere dei mesi, è sembrato essere sempre più urgente e necessario, ma dall'OIACP ancora nessuna risposta. Intanto qui i pezzi continuano a cadere. E niente, sono caduti dei calcinacci, fortunatamente che non c'erano bambini. Naturalmente calcinacci intendo pezzi di cemento, cemento armato, non è cemento normale. Fortunatamente non c'erano bambini, non passava nessuno, abbiamo chiamato i vigili del fuoco. In cui hanno picconato tutta la terrazza, hanno tolto il più pericolante, ma i vigili del fuoco stesso ci hanno detto che già non era la prima volta che erano qui a fare questi interventi. Da quel momento voi, condomini, siete andati più volte all'IACP, avete portato carte, avete portato solleciti, però... Sì, io sono andato ai vigili del fuoco, ho preso il verbale di intervento, l'ho protocollato alla IACP contando di numero di protocollo, ma ancora questi signori o fanno finta di non capire. Abbiamo anche interpellato il consigliere Petralia, di cui si sta interessando come noi, purtroppo non è qui presente per motivi al comune, non è potuto essere qui presente, ha interpellato anche l'assessore della protezione civile, però... Anche perché, se non ho capito male, qui i pezzi di cemento continuano a cadere. Sì, sì, sempre. È venuto il comune addirittura a transennare le palazzine. Come ben vedete ci sono là le transenne, affinché qualcuno non se li prende e se li porta a venderli a ferro vecchio. Nella zona, sempre in Viale Grimaldi 7, l'IACP in verità ha fatto degli altri lavori, anche in tempi recenti, però proprio queste palazzine, la I e la L, sembrano essere dimenticate, per quello che ci dicevate prima. Sì, ha fatto dei lavori nella palazzina di fronte, nella palazzina qua alle nostre spalle, ma non sappiamo il motivo perché in queste, nella palazzina I e nella palazzina L non sono iniziati questi lavori. Siamo alloggiatari e assegnatari, noi abbiamo intenzione di fare un'istanza al tribunale, alla protezione civile, se in breve tempo non abbiamo un incontro, un sollecito di iniziare questi benedetti lavori. Andiamo adesso da Cireale, soddisfacente riscontro nel weekend appena trascorso per quel che riguarda il più bel carnevale di Sicilia. Nei due fine settimana infatti della manifestazione carnascialesca, cioè sarà poi il terzo e conclusivo prossimamente, sono stati staccati in tutto 26.000 biglietti. Grande la partecipazione anche alla gara podistica correndo per ACI che si è tenuta domenica mattina.
Vediamo se è pronto il... Il secondo fine settimana del Carnevale di Cereale ha fatto registrare un boom di presenze. Sabato sono stati staccati 5.200 taglianti, domenica 12.811, da sommare agli 8.000 venduti durante il primo weekend della manifestazione, che fanno totalizzare 26.000 ingressi a pagamento, con un buon numero di spettatori provenienti dal nord Italia e dall'estero registrati negli hotel e nei B&B. Un successo oltre le più rose previsioni, numeri a cui bisogna aggiungere gli abbonamenti, le scuole a 3 euro, la vendita online e quelli venduti direttamente al Palazzo del Turismo, dove ha sede la Fondazione. A dimostrazione che il carnevale attrae visitatori per i carri allegorici in cartapesta e si può fare a meno di costosi spettacoli, la cui incidenza negativa sui conti mette in serio rischio il futuro della manifestazione. La presenza di spettatori paganti è stata favorita dalle ottime condizioni meteo, con assenza di pioggia e clima serale poco rigido. Bel tempo confermato anche durante la settimana di chiusura dell'evento carnascialesco, con l'ingresso in circuito da sabato 22 e martedì 25 dei 6 carri infiorati in concorso in esposizione in parata insieme agli 8 carri allegorici grotteschi, opere frutto della maestria degli artisti che ormai hanno affinato tecniche di modellazione estetica straordinarie, luci e movimenti scenografici di grande impatto. Nella sede della Fondazione, il presidente Kunder e l'assessore al turismo Manciagli si dicono compiaciuti dei risultati. Abbiamo puntato su questo, abbiamo puntato e scommesso che il carnevale è un fatto che si collega soltanto alla maestria e alla spettacolarità dei carri, alla loro grande teatralità. E la gente risponde grazie anche a Giove Pluvio, che non ha voluto quest'anno dare segni di sé, sicuramente ha dato invece una grande mano al nostro carnevale. Ci saranno anche altri giorni importanti, perché poi sabato, domenica, lunedì e martedì anche i carri infiorati, quella sarà insomma la ciliegina sulla torta. E beh, è la settimana di carnevale classica, per noi la settimana crassa, che ritorna in tutto il suo splendore di luci, colori e, ripeto, anche nella grande spettacolarità dei carri infiorati che ritornano in circuito per dare quel tocco di eleganza e quel tocco di unicità che il Carnevale di Acireale ha. Diciamo che già siamo al metà dell'opera e forse anche di più. Il sole sicuramente ci ha dato in queste giornate, però i risultati sono ottimi, sono veramente, vanno oltre le aspettative. Del resto, appunto, abbiamo visto in questi 2 giorni la nostra città stracolma di turisti e non soltanto. Perciò ci riteniamo totalmente soddisfatti e siamo pronti ad affrontare il prossimo weekend, che sicuramente ci riempirà di gioia e riempirà le nostre strade. È stato anche un fine settimana all'insegna dello sport, con la gara podistica di domenica mattina, trofeo carnevale correndo per ACI, con migliaia di partecipanti e la soddisfazione degli organizzatori. La città che partecipa, carristi, amministrazione, giornalisti, tutti che condividono questo evento, questa è la cosa più bella. E in maniera collaterale a quella che è la manifestazione del carnevale, c'è anche un'iniziativa di solidarietà con una mostra dell'artigianato a cui hanno collaborato anche giovani disabili. Il progetto è sostenuto con fondi del bilancio partecipato. All'inaugurazione è presente l'assessore regionale alla famiglia, che ha annunciato anche un piano per salvare le IPAB. Un carnevale inclusivo e aperto a tutti. Al Collegio Sant'Onoceto da sabato scorso è possibile visitare la bella mostra dell'artigianato e del carretto siciliano, frutto della collaborazione con l'amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio, patria del carretto, che ha messo a disposizione alcune opere di grande pregio che resteranno esposte nel locale dell'IPAB sino al prossimo 25 febbraio. All'ingresso del grande complesso dell'istituto religioso spicca un cavallo in carta pesta realizzato dai ragazzi con varie disabilità dell'Associazione Santa Venera attraverso un progetto finanziato da al bilancio partecipativo. Un'opera copia del più celebre quadrupede realizzato dal maestro Marco Cavallo, il quale rimase per anni internato in un manicomio e quando ne uscì espresse tutta la sua arte con grande capacità comunicativa. La libertà è terapia, concetto scontato per chi non ha mai vissuto in condizioni di confini sociali, una conquista per coloro che sono usciti da limitazioni fisiche e mentali. All'apertura della mostra, tra gli altri, l'assessore regionale alla famiglia Antonio Scavone, che ha sottolineato l'impegno del governo regionale per salvare le IPAB. Siamo molto impegnati come regione a rilanciare le IPAB, che sono gli istituti di assistenza e beneficenza voluti 150 anni fa dalle grandi famiglie generose che tutto hanno dato e niente hanno chiesto, che dalla Chiesa, e che oggi sono trascinate e sono spesso un cattivo esempio. Da Cireale ne abbiamo un'altra IPAB dove vi sono decine di lavoratori in sofferenza, è un'attività che si è spenta, stiamo lavorando perché le IPAB tornino ad essere un'occasione di servizio nei confronti del territorio.
Quindi io ringrazio Cirreale per questa accoglienza, ringrazio il Carnevale che ha ritenuto di ritagliare questo spazio importante alla cultura, all'attenzione, al rilancio del nostro territorio. Questa è la strada da seguire per il rilancio della nostra terra. Il carretto siciliano, attività e dimostrazione dei maestri artigiani di questa antica arte decorativa di intaglio, le cui opere dei maestri sant'antonesi sono esposte nei più importanti musei del mondo. È una bellissima occasione a Sant'Antonio, in città del Carretto Siciliano, ed è bello anche accomunare le nostre belle realtà, Sant'Antonio del Cireale, e approfitto anche per ringraziare Santo Primavera che ha voluto anche questa partecipazione da parte degli artisti sant'antonesi, in particolare gli artisti che operano all'interno del Museo del Carretto Siciliano. Quindi un'occasione, una bella vetrina e sicuramente un'occasione di crescita e di confronto importante per tutti i territori. Alla prima della mostra evento anche i componenti della Fondazione del Carnevale e amministratori locali, Santo Primavera e il commissario dell'IPAB Santo Noceto. Il Santo Noceto può diventare una vetrina culturale, un centro di aggregazione. Abbiamo coinvolto i ragazzi che hanno realizzato questa opera d'arte, io la definisco tale perché riprende la storia di Marco Cavallo, ma soprattutto è un esempio di come i ragazzi possono essere coimpegnati alla riscoperta di antiche tradizioni, di antichi mestieri. I carabinieri della stazione di Belpasso hanno denunciato un pregiudicato catanese di 62 anni per combustione illecita di rifiuti pericolosi. I militari di pattuglia, tirati da una colonna di fumo che si innalzava al cielo, ne hanno individuato l'origine all'interno di un fondo agricolo in via del Picchio, luogo in cui il denunciato, allo scopo di estrarre del rame, stava incendiando diverse matasse di fili elettrici. La provenienza è in corso di accertamento, creando complessivamente un danno all'ecosistema. I carabinieri hanno sequestrato 183 bobine di rame già estratto per un peso complessivo di 6 kg. Il consigliere Daniele Bottino, eletto nella lista con bianco per Catania e da poco indipendente, ha aderito a Diventerà Bellissima, il movimento fondato dall'attuale presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Non sono mai stato di sinistra e quello oggi incarnato dalla coalizione che fa riferimento ad Enzo Bianco non è più un progetto civico ma uno schieramento di una coalizione che a me non appartiene. Così Daniele Bottino spiega in sintesi l'approdo al gruppo consiliare di Diventerà Bellissima, cioè il movimento politico fondato da Nello Musumeci, che di certo non sta proprio a sinistra, così come invece marcatamente si intende il percorso operato da Enzo Bianco e dai suoi. Daniele Bottino, così come a dire la verità pure l'abbandono di Diventerà Bellissima di Alessandro Messina per la Lega, è certamente consigliere di grande peso all'interno dell'Aula, sia per il primato di preferenze che gli venne accordato dall'elettorato durante la candidatura, sia per il lavoro svolto all'opposizione in questi anni. Ma adesso aria nuova, vita nuova per Bottino, che non si nasconde sul rapporto amicale con l'ex sindaco della Primavera di Catania, ma che conferma la sua estraneità a un percorso politico di sinistra a cui dice di non appartenere. Un percorso civico, l'ho evidenziato, sono innamorato dei percorsi civici, un percorso civico che possa avere al centro della questione comunque l'interesse per i cittadini, l'interesse comunque per la città. La città ha bisogno, ha esigenza di avere un movimento, di avere comunque un gruppo che possa portare avanti delle iniziative, e ritengo che non esiste cosa migliore in questo momento di Diventerà Bellissima che il collante, come dicevo, tra la regione siciliana e il comune di Catania. Ritengo che ci sono molte cose messe in campo già da me per quanto riguarda comunque tutto quello che sono l'apparato dei servizi sociali. Pensate che è stato approvato un mio emendamento proprio durante il bilancio, che prevedeva comunque la riorganizzazione dei centri diurni per anziani che sono stati chiusi, la riorganizzazione di alcune associazioni che possano fare da supporto alla Polizia Municipale. Non abbiamo un organico di Polizia Municipale molto molto ristretto e non possiamo fare in questo momento concorsi, non abbiamo dipendenti comunali e quindi dobbiamo dare una mano tramite delle associazioni o tramite delle organizzazioni che possono supportare quello che sono comunque tutte le iniziative del Comune di Catania. Il suo passaggio modifica un attimo l'equilibrio, la geografia politica all'interno del Consiglio Comunale. La maggioranza di fatto acquista un consigliere in più, sebbene con formula assolutamente ampia, ma comunque anche critica, che porta il suo vissuto. Dall'altro lato la minoranza perde un consigliere che ha lavorato tantissimo, soprattutto anche per il rapporto personale con l'ex sindaco Bianco.
Sì, ho fatto una premessa prima. La premessa è il fatto che comunque sono stato un consigliere di opposizione, ma per consigliere di opposizione, se si vede il lavoro fatto da Daniele Bottino in quest'anno e mezzo, è stato un lavoro di supporto all'amministrazione. Grazie alla mia presenza in aula e grazie alle mie iniziative, spesso e volentieri si è riuscito a portare avanti e ad approvare diverse delibere. Quindi questo sarà il mio atteggiamento anche tra le file della maggioranza. Non cambierà nulla, nessuno, dicevo, può mettermi il bavaglio. Se ci saranno delle questioni non abbastanza propositive per la città, non sarò lì col bavaglio a poter abbassare la testa, ma per chi mi conosce sa bene che le mie idee li porterò sempre avanti. Quindi sono lì, ho un rapporto eccezionale, l'ho sempre avuto col sindaco pugliese, continuerò ad averlo, ma ritengo che la mia personale posizione potrà essere una posizione veramente, cambierà ben poco, perché le critiche, se ci saranno da fare delle critiche, continuerò a farle, i supporti, se ci saranno di poterli dare, continuerò a darli. Un percorso comune per questo gruppo è uno saldo in più per la maggioranza. Dall'altro lato invece sembra dissolversi nel misto il gruppo consiliare afferente ad Enzo Bianco. E adesso parliamo di una nostra produzione andata in onda ieri, Open Space. L'argomento questa volta ha riguardato le infrastrutture ed i trasporti in Sicilia. Sentiamo. Il futuro della Sicilia passa anche attraverso le infrastrutture e i trasporti. Strade, autostrade, alta velocità e mobilità aerea. Ancora troppo ampio il divario con il resto del paese. La nostra isola paga un pesante tributo in termini di sviluppo infrastrutturale. Colpa di una politica che in maniera trasversale ha preferito anteporre le parole ai fatti? Investimenti sbagliati? Progetti naufragati? Possibile adeguarsi oggi agli standard nazionali? E poi ancora, il problema è di tipo culturale o anche la morfologia territoriale non ha aiutato? Interrogativi ai quali si è cercato di rispondere ieri in occasione della nuova puntata di Open Space, trasmissione curata dalla redazione giornalistica e condotta da Filippo Romeo. Ospiti, deputati regionali e componenti della Commissione Mobilità all'Assemblea regionale siciliana, Anthony Barbagallo e Alfio Papale. Il presidente dell'Associazione Italiana Autotrasportatori Siciliani, Giuseppe Richichi, ed il portavoce di Aerolinee Siciliane, Claudio Melchiorre. Onorevole Barbagallo, dicevamo problemi che arrivano dal passato, i temi adesso sono tanti. Pensa che la Sicilia possa farcela a recuperare questo gap con il resto del paese? Ma intanto, chi è che si propone per governare, avere l'ambizione nel governo della cosa pubblica, intanto deve avere anche la capacità di proporre delle soluzioni. Quindi il tema non è lamentarsi, il tema è come riusciamo a ridurre il gap infrastrutturale rispetto alle altre zone d'Europa, in particolare anche rispetto al nord Italia. Ci sono alcune iniziative che vanno fatte e vanno fatte celermente. Innanzitutto il tema sugli interventi che riguardano la rete autostradale primaria, quindi che sono sotto gli occhi di tutti. Serve un tavolo con ANAS, ma anche serve suonare la sveglia al CAS. Sono di quelli che dico, prima di tutto va fatto il ponte e in contemporanea vanno fatte tutte le opere secondarie. Non può essere che nelle altre parti d'Italia i soldi si investono a fiumi e in Sicilia si debbano investire col contagocce, perché siamo noi siciliani stessi che andiamo a dire questo non lo vogliamo, quell'altro non lo vogliamo, prima facciamo questo, prima facciamo l'altro. Parliamo di ponte. Parliamo di alta velocità in Sicilia, vogliamo parlare di porti, possiamo parlare di quello che vogliamo. Secondo me non è mai stato impostato, ma anche da parte, certe volte mi incontro con professori universitari, ne parliamo, non c'è stata la cultura dall'inizio di un confronto serio fatto con tutte le parti, sia dal mondo scientifico, ma sia con cittadini normali che possono dare anche la sua opinione su questo, che ce n'è in Sicilia abbastanza intelligenti, ma vengono sempre trascurati. È un'iniziativa arrivata dal basso, le
le aerolinee siciliane Melchiorre, di cosa si tratta? Dal basso perché non porto tacchi. No, vabbè, perché si tratta di una cosa abbastanza semplice per la serie, per nessuno ci aveva pensato prima, ci abbiamo pensato noi. Anziché aspettare la grande compagnia aerea, lo sceicco, piuttosto che la grande banca d'affari che facesse una compagnia aerea, abbiamo pensato che la compagnia aerea potesse essere fatta dai siciliani e quindi con piccole quote azionarie, tanti azionisti, mettere insieme il capitale necessario per creare la compagnia aerea di bandiera dei siciliani. L'appuntamento con Open Space, spazio aperto alle idee, torna puntuale alle 21 domenica prossima sul canale 89 di Rai TV ed in streaming su Facebook sulla pagina ufficiale della rete. Andiamo adesso a Giarre, lavori in corso per il nuovo PTE che sarà operativo dalla primavera, un primo passo verso la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Isidoro. Tinteggiatura dei locali, ripristino di bagni, installazione di lavabi, tutto in progress in questi giorni nei locali ubicati al piano terra del vecchio sanatorio di Viale Don Minzoni a Giarre, sede del distretto sanitario, che ospiterà a breve la struttura assistenziale del PTE, il presidio territoriale di emergenza. Gli interventi si concluderanno entro la fine del mese, quindi da qui il trasloco della macrostruttura emergenziale del PTE, che dovrebbe avvenire entro la prossima primavera. Il primo step, di fatto, per la successiva riattivazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Sant'Isidoro e San Giovanni di Dio. Come comitato stiamo attenzionando il proseguo dei lavori che già sono iniziati da qualche giorno presso il vecchio nosocomio, nei locali di quelli che una volta era il pronto soccorso del vecchio ospedale di Giarre, dove andrà allocato il nuovo PTE. E attenzioneremo appunto questa evoluzione e successivamente riteniamo, una volta aperto il pronto soccorso, che in questi locali potrebbe essere allocata la guardia medica che in questo momento si trova all'ospedale di via Forlanini. Un altro aspetto che stiamo attenzionando in questi giorni come comitato è il totale di servizio del CUP, del Centro Unico di Prenotazione. Da più parti a noi personalmente, alla pagina del comitato, arrivano segnalazioni che il servizio telefonico di prenotazione, come anche quello di automatico di WhatsApp, non funziona perché gli utenti non vengono assolutamente richiamati. E inoltre, come abbiamo già avuto modo ulteriore di sottolineare e comunicare alla direzione ASP, il più delle volte non riferiscono della possibilità di poter effettuare le visite ambulatoriali presso i servizi attivi all'ospedale di Giarre. Riteniamo quindi opportuno che da un incontro sappiamo esserci in questi giorni che l'ASP possa una volta per tutte risolvere questi servizi per la cittadinanza del distretto giarese e non solo. E adesso andiamo a Montepò, popoloso quartiere di Catania. Nella scuola Nunziatella sono stati ampliati gli spazi grazie a due nuove aule. Adesso i ragazzi potranno completare il percorso dell'obbligo nello stesso istituto. Vediamo. Aule rinnovate e rinfrescate, bagni separati per alunni e alunne, il plesso Nunziatella della scuola Vittorino da Feltre, che sorge nel ex via Montepò, cioè nella parte alta di via Palermo a Catania, è stato rimesso a nuovo e questa mattina mostrato al sindaco Salvo Pogliese dopo i lavori di adeguamento che erano stati sollecitati dai consiglieri comunali Andrea Baresi e Paola Parisi e subito recepiti dall'assessore alla pubblica istruzione Barbara Mirabella. Il comune è intervenuto in house con la Catania Multiservizi per riadattare la struttura al fine di permettere agli alunni, che poi diventeranno studenti, di frequentare nello stesso plesso sia la scuola elementare che poi la scuola media. È importante anche il messaggio che noi stiamo dando con l'amministrazione comunale: per noi non esistono scuole di periferia, scuole del centro, il sistema formativo è unico e in sinergia con l'assessore Barbara Mirabella ci stiamo attivando, grazie anche alle sollecitazioni nel caso specifico del consigliere Andrea Barresi abbiamo migliorato la struttura della scuola.
e l'abbiamo resa fruibile ai futuri cittadini del domani. La scuola catanese svolge una funzione di fondamentale importanza in termini anche pedagogici, e quindi noi vogliamo investire molto su questo, perché confidiamo molto nel ruolo che i giovani possono svolgere per migliorare la nostra città. Nel contempo, l'amministrazione sta ripristinando l'illuminazione nel quartiere cosiddetto della Veneda Chiesa, dove ha sede l'istituto scolastico. La strada illuminata sono tutte quelle del comprensorio che ivi sono presenti nella zona, via Pietro Mignosi, via Luciano Pavarotti, via Bottarga, dove abbiamo fatto il campetto dell'illuminazione. È stata rifatta l'illuminazione esterna e oggi i residenti di questo quartiere sono giustamente online, come si vuol dire, rispetto a tutto il resto della città. Che lavori sono stati svolti qui a scuola? Allora, nella scuola sono state ripristinate alcune aule, sono stati ridivisi i bagni tra maschietti e femminucce, in quanto la normativa ovviamente impone la divisione dei servizi igienici, sono state risistemate e ripitturate alcune aule e sono state anche previste nuovi banchi e nuovi sistemi di illuminazione per quello che riguarda ovviamente le lavagne luminose. Un grande impegno per un territorio periferico che nel passato è stato totalmente abbandonato, un grande impegno per la città, un grande impegno per i residenti e per tutti i suoi studenti e gli alunni. È stato un lavoro molto importante perché abbiamo permesso, grazie alla lavori che abbiamo fatto in economia con la multiservizi, la continuità territoriale dei ragazzi delle scuole elementari che fisiologicamente appena concludevano il ciclo di studi delle elementari non potevano stare presso questa struttura. Da oggi in poi sarà possibile. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, si chiude qui questa edizione del telegiornale che potrete seguire tra poco sul sito retv.it e sulla nostra pagina ufficiale Facebook. L'informazione torna in diretta domani con l'edizione delle 14. Vi lascio come di consueto con le previsioni meteo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Previsioni per la giornata di martedì 18 febbraio. Cielo soleggiato su tutta la Sicilia, i mari saranno calmi. Le temperature nell'isola massime da 20 a 15 gradi, a Catania 19 gradi la massima, 8 la minima.